Partenza in salita, come si direbbe in questi casi per il Teramo, con l'esordio a Pisa. Ma io penso che in discesa, perché può darsi che il Pisa ancora non entra in condizioni la prima giornata e noi possiamo fare anche un piccolo sgambetto. Questa è una riflessione intelligente. E invece dell'ultima di campionato contro l'Ascoli, che mi dice? Le dico che forse in quel periodo noi stiamo ben arruotati, gennaio, e quindi ce la giocheremo sicuramente ad Ascoli la partita. La soddisfa questo calendario? Va bene che le squadre, si dice sempre che bisogna affrontarle tutte, però le piace? Mi piace molto perché all'inizio credo che dopo Pisa abbiamo 3-4 partite abbordabili, ma come ti ho detto prima, qualsiasi cosa oggi io dicessi può darsi che c'entrerei tutto o niente, quindi dobbiamo capire un attimino all'inizio come sono gli avversari e come staremo noi. Il derby con l'Aquila, la settima di campionato, giocherete l'andata in casa. Anche questo, insomma, arriva troppo presto oppure va bene così? Ma va bene tutto così. Innanzitutto credo che noi, giocando il gioco del centro, abbiamo ottenuto già un grandissimo successo, ma non perché il girone di sotto era più forte o meno, perché credo che le distanze siano minori e quindi per noi è positivo. E dopo perché giocare con l'Aquila, giocare con l'Ascoli, giocare anche con squadre romagnole per noi sia anche meglio. Ecco, il Teramo non giocava a Pisa da tantissimi anni. Questo cosa significa? È bello andare lì e poi giocartela, poi qualsiasi sarà il risultato andrà bene, però credo che sono molto contento di andare a Pisa la prima giornata. L'ultima per chiudere, è arrabbiato ancora per l'eliminazione dalla Team Cup? Assolutamente no, la squadra sarà più, si allenerà meglio, troverà ancora meglio gli schemi e quindi ci prepareremo meglio perché avremo meno stress, dovevamo andare a Messina, quindi non a Messina, a Catania, quindi è andata bene così, lì abbiamo dimostrato che non siamo secondi a nessuno